Governatore Federica, EIOF 2023 in tutto il Friuli Venezia Giulia, una grandissima manifestazione a 20 anni dalle Universiadi, quindi ritorna al grande sport in Friuli Venezia Giulia. Sì, è a 30 anni dall'ultima edizione di EIOF in Italia, quindi vuol dire che è una grande occasione per la nostra regione perché avrà una visibilità internazionale dove ogni territorio sarà coinvolto, dove verranno ovviamente fatti gli investimenti necessari sia dal punto di vista pubblico per gli impianti e ci auguriamo ovviamente molti anche privati per un ammodernamento delle strutture ricettive, per nuove strutture ricettive che possono valorizzare tutto il percorso turistico del nostro territorio. Inoltre, con l'opportunità di fare gli EIOF estivi in Slovenia nel 2023, con la collaborazione tra Italia e Slovenia, Friuli Venezia Giulia e Slovenia, potrebbe essere la prima volta nella storia che nello stesso anno, nello stesso territorio, si giocheranno sia gli EIOF edizioni invernali che quegli estivi. Sarà anche un coinvolgimento dell'intera montagna, della regione, con anche l'entrata di Sappada. Sono particolarmente contento anche visto quanto ha subito e ha sofferto la montagna in questo periodo dopo gli eventi climatici. Non guardiamo soltanto quindi a risollevare la montagna dall'emergenza, ma cerchiamo di dargli una prospettiva, soprattutto dal punto di vista turistico, che possa ridare alla montagna quelle prospettive di crescita che sono necessarie per mantenere le persone su quel territorio, lavorare su quel territorio, far crescere quel territorio.